Ok, giù, facciamo sto numero di telefono. Pronto? Pronto, pronto, Simone. Sì, professore, buonasera. Buonasera. Ascolti, professore. Ah, c'è anche la valletta. Sì, buonasera. Sì, buonasera. A me. Ascolti, professore, io sono in una depressione mostruosa. Senta, abbiamo perso questa partita... contro una squadra davvero vergognosa. E noi siamo stati più vergognosi di loro. Ecco, ascolti, professore, mi raccomando, calma e sangue freddo, perché io sono verso la depressione. E valletta, lei com'è? Depressa o arrabbiata? Ma non lo so nemmeno io. Mezza e mezza. Mezza e mezza, sì. Allora, pagelle veloci. Dai. Moschin 6. Io non ce la faccio. La difesa in blocco 5. La difesa in blocco, ma anche blocco 5? Sì, anche blocco. Anche blocco 5. Una cosa, signori, mandiamo a casa Castiglia, che non serve a niente. No, voto 4. Non sono d'accordo. Attenzione, perché c'è una contestazione. Migliore in campo Castiglia oggi, fa la finita, sempre fa polemica. Niente, ci sono delle contestazioni, scusate. Firenze? Firenze 6. Firenze 6? Sì, 6. Ma il gol gli è piaciuto, professore, o no? Sì, è un gol fatto a culella su deviazione. C'era un rigore grosso come un palazzo, che altro quel cieco dell'arbitro e guardaline non hanno potuto vedere. Quindi arbitro 5? No, arbitro 4. Arbitro 4. Valletta, Colella? Non ho parole. Io ho due parole. Colella a casa, per favore. No. Signor Trani, a casa Colella. Esonero immediato. Vabbè, a casa tutti, ora vorrei andare a casa anch'io. Loro orripilanti, perché fosforescenti. Fantastico il grido della curva, noi non siamo fosforescenti e io insomma un po' me ne vanto anche di questa cosa. Voto altissimo a chi ha deciso di farci giocare stasera in questa guazza, in questa maniera. C'è stato un grandissimo mercato nel campo e quindi tutto andava bene. Mendicino? Mendicino 5, bimbo svegliati che non ci siamo. Ora bimbo. Invece Bonino com'è andato? Secondo me ha giocato meglio senza Mendicino, più con Marotta. Dice che Marotta stia giocando con un'infiltrazione. Ecco, anch'io sto in questo momento facendo pagello l'infiltrazione, sì, che siamo pari. Allora, io francamente penso che ora mi butto nel cestino qui dentro dalla depressione e vo a letto. Avevamo il risultato del ciclismo che l'Emma Villa aveva superato di gran lunga l'Atletico Merda. Sì. Che anche l'Atletico Merda stasera, quando pare, ha fatto cilecca. Niente, dai, non è serata. Allora, è serata. Noi vi salutiamo così. Stasera non abbiamo sentito la signora Marisa, quindi la salutiamo. Penso signora che la Marisa. Signora Marisa sia depressa. La signora Marisa è a letto, ora ci siamo anche noi. Allora, professore, io attacco. E poi mi butto dentro il sacco a spazzatura, va bene? Più impegni la squadra, perché così non ci siamo. Piccinina, più Dio sì, ma che devi dire, Massi. Vi saluto, arrivederci, scusatemi la depressione. Studio, arrivederci. Marco! C'è Marco! Marco! Cosa da dire? Marco, mi scusi, una cosa al volo. Ma è lei che manda messaggi contro sì. Il professor... Ma non capisci niente. Bene, perfetto. Signor Marco, la riflessione stasera la risolvo con lei, va bene? Ci salutiamo, arrivederci. Buonasera.